al momento ci sono ancora delle strade provinciali interrotte, c'è stato qualche problema di soluzione anche in qualche altro comune, parliamo di alcune persone che stanno per essere evacuate da Posina, il numero è di 8 persone, quindi verranno trasferite al comune, in un albergo individuato dal comune, e altre situazioni che siamo attenzione, come con le coalo, le colonne e altre, insomma, che sono comunque tutte monitorate costantemente. Quindi adesso andiamo un po' di licenza più in particolare, così. Sì, a Vicenza per il momento non sono segnalate criticità particolari in strada, naturalmente il traffico veicolare è ridotto grazie anche alla chiusura delle scuole, tutte le scuole. Noi abbiamo chiesto anche un'integrazione con l'università, perché comunque non tanto per il servizio ma per il posizionamento a ridosso dei fiumi. E anche perché, per quanto ci riguarda, dai bollettini che ci stanno arrivando e stiamo esaminando, premetto che noi abbiamo riunito il COC già nella giornata di ieri 2 volte, oggi stamattina alle 9:30 di nuovo, oggi pomeriggio, adesso in forma ristretta, farà allargarsi di nuovo alle 17 di oggi pomeriggio, in vista di un pomeriggio che prevede molta acqua anche su Vicenza dall'1 in poi, fino alle 19, queste sono un po' le previsioni, e che prevede un'ondata di piena più importante intorno alla mezzanotte, un po' prima della mezzanotte. Questo pomeriggio è prevista una riunione in regione, quindi con il direttore del Genio Civile, Pluralista del Suolo e della Protezione Civile. E questo pomeriggio rifaranno girare il modello amico con i dati che arrivano dall'AMI, quindi quelli che sostanzialmente si hanno dalle precipitazioni che, come ha detto lei, stanno cominciando a partire dall'una alle due. Con quei dati lì vedranno come reagisce il modello, vedranno quale livello è previsto intorno a mezzanotte. E al momento, quindi non c'è necessità comunque di aprire i bacini d'amminazione, se dovesse insomma peggiorare la situazione, prendono questa decisione e quindi potrebbero aprirli in serata. Quindi al momento non si hanno a disposizione dati per prendere una decisione diversa da quella che è stata presa attualmente. E ad ogni modo, a fine riunione, ovviamente. No, se può magari riportare un messaggio da qui, è che sarebbe un'occasione giusta per un collaudo Sì, eventualmente, sì. quindi Sì, infatti tutto qui è, stanno cioè, prendendo questo anche come decisione. Sì, sì, esattamente. poi la responsabilità è loro, quindi io Sì, non voglio. quello era stato anticipato ieri che Sì, ci non sarebbe. è quella. Sì. Al momento non abbiamo criticità da segnalare, insomma, insomma, insieme magari ci organizziamo per affrontare magari al meglio la situazione della sera, perché è ovvio che va monitorata in costante, in continuo, e in modo da poter intervenire immediatamente. Risorse a livello di dispositivo, abbiamo integrato il nostro dispositivo con delle risorse aggiuntive, ma non in via eccezionale, nel senso che se dovesse davvero peggiorare, possiamo raddoppiare i turni e quindi dobbiamo raddoppiare il numero di persone nostre disponibili. Ovviamente è un'emergenza che riguarda il Veneto e allora non posso chiedere da altri comandi perché siamo tutti un po' impegnati, anzi forse qualche comando è più impegnato di noi, tipo Belluno. E una parte di nostri di vicentini come di altri veneti stanno monitorando il tagliamento, per cui sono delle squadre che sono posizionate lì sul tagliamento delle Attualmente non ci sono segnali di preoccupazione. E il comune ha preso tutte le precauzioni, ha aperto il COC, ha fatto un sopralluogo qualche ora fa, è in contatto con la prefettura e ogni 4-5 ore si sentono per insomma, vedere qual è la situazione. Al momento la situazione è sotto controllo, comunque quello che doveva essere fatto è
stato fatto, nel senso che abbiamo attivato le strutture, il sistema di pendoli di valanga che potrebbe segnalare il passaggio in una colata è funzionante ed è stato allarmato, quindi sono le frazioni di, in questo caso di Parlati, che sono sotto controllo da questo punto di vista, quindi per il momento non abbiamo problematiche in atto, insomma, ecco. Questo. Okay. C'è stato il problema e di conseguenza poi dopo è stata riaperta, okay. Perché avevamo delle persone che abitavano, avete rimosso i detriti, hanno riaperto la strada e quindi adesso le persone sono, okay. Sono morte.